Stai pensando di fare l'università, ma non pensi se è la strada giusta poi per trovare lavoro? Rimani con me in questo breve video, attraverso il programma Studio Sicuro della Regione Toscana ti accompagno in un giro per farti capire quanto sia importante la laurea per ricoprire posizioni lavorative all'interno dell'industria, all'interno dell'università stessa o in centri di ricerca. Oggi approfondiamo il tema Industria 4.0. Andiamo subito all'interno di un'azienda a scoprire quanto è importante la laurea. Siamo in compagnia del dottor Paolo Gai, il fondatore di Evidence. Paolo, raccontaci il tuo percorso. Allora, so che questo video è dedicato all'orientamento degli studenti delle superiori, quindi la prima cosa che voglio dirvi è: non sono diplomato al liceo, ma sono un ragioniere. Sono partito a ragioneria all'Istituto Carlo Piaggia di Viareggio facendo ragionerie programmatori. Successivamente ho fatto ingegneria informatica dal 93 circa al 2000 e ho fatto una tesi sui sistemi operativi real time. A seguito, convinto da un professore americano di origine cinese che si chiama Lui Sha, grazie ai miei tutor che sono Giorgio Buttazzo e Marco Di Natale, Giuseppe Lipari, ho iniziato a fare il dottorato di ricerca presso la Scuola Sant'Anna. Dopo un anno e mezzo circa, gli oggetti della mia ricerca, che erano, diciamo, sistemi operativi per il mondo dell'automotive, per il mondo delle automobili, hanno destato interesse presso qualche azienda e ho deciso di creare l'azienda assieme ai miei tutor, quindi nel 2002 ho fondato Evidence. Evidence è cresciuta negli anni, ha raggiunto circa 25 persone l'anno scorso, è diventata un'azienda che sviluppava software per l'industria, per il mondo del settore del bianco, per i condizionatori e soprattutto per l'automotive, fino ad essere arrivati l'anno scorso ad essere acquisiti da una multinazionale cinese di nome Huawei. E quindi adesso siamo il centro di ricerca di Huawei a Pisa. Huawei la conosciamo tutti, infatti complimenti per questo bellissimo percorso, ma questa è una realtà che accoglie anche tanti giovani laureati e soprattutto dottorati, giusto? Sì, noi accogliamo studenti in internship che sono durante il percorso di studio dell'università e poi soprattutto dovremo crescere molto nei prossimi anni e soprattutto cresceremo come centro di ricerca su persone che hanno fatto il dottorato di ricerca, quindi hanno scelto un percorso di ricerca che li ha portati a studiare oltre l'università, ecco, quindi è sempre su tematiche diciamo STEM, quindi tipicamente ingegneria, informatica, fisica, per lo sviluppo di software innovativo per il mondo delle automobili e delle comunicazioni. Grazie Paolo, è veramente affascinante quello che l'università può portarci a fare. L'industria 4.0 è un settore affascinante dove si mettono insieme competenze e conoscenze maturate in percorsi di laurea e dottorati di ricerca che in Toscana possono essere effettuati in varie università o istituzioni universitarie a statuto speciale. Un esempio di eccellenza, la Scuola di Ingegneria dell'Università di Firenze. I percorsi di lavoro che offre studiare ingegneria sono tantissimi e andiamo a parlarne con il professor Marco Pierini dell'Università di Firenze. Professor Marco Pierini, presidente dei corsi di ingegneria industriale dell'Università di Firenze. Professore, il mestiere dell'ingegnere è cambiato, adesso ci sono tante nuove professioni che gli ingegneri possono fare. Certo, beh sì, l'ingegnere industriale in particolare è una figura molto molto versatile e trasversale, che trova impiego nei più svariati campi dell'ingegneria, quindi dalla fase della progettazione del prodotto alla fase della produzione, molto importante. Tra l'altro oggi siamo in una fase di rivoluzione con quella dell'industria 4.0, ma tutta la fase successiva, per esempio dell'assistenza tecnica, del servizio al cliente, addirittura oggi ci sono ingegneri industriali che lavorano nelle risorse umane, quindi la selezione di altro personale. Quindi una figura veramente molto molto trasversale, che tra l'altro noi proprio in questa sede cerchiamo di formare non solo per essere pronti a lavorare domani, ma soprattutto per essere pronti a lavorare nel lungo termine, perché certo, L'evoluzione è tale che i laureati devono essere pronti a lavorare per un lungo periodo di tempo. Quanto lavoro trovano i ragazzi usciti dall'ingegneria?
Allora, la percentuale di impiego è altissima, rasentiamo il 100%, le posso dire che abbiamo avuto un piccolo problema adesso col Covid, i laureati di aprile sono stati circa 2 mesi un po' a spasso, ma proprio adesso, nonostante ci sia un servizio di placement dell'università anche molto attivo, io stesso ricevo quotidianamente le richieste dalle aziende, quindi non riusciamo, purtroppo non riusciamo a formare il numero sufficiente di laureati in ingegneria industriale, intendo dire ingegneria meccanica, gestionale ed energetica rispetto a quanto ci chiede il mercato. Quindi è un invito agli studenti ad iscriversi perché le prospettive di impiego sono veramente molto interessanti. Certo, e invece l'ultima domanda, ma spesso si parla dell'ingegnere e ci viene sempre in mente un maschietto, in realtà è un mestiere anche per ragazze. Non c'è dubbio, anzi questa è una domanda importante perché fortunatamente le cose stanno un po' cambiando, negli ultimi anni assistiamo a una crescita notevole di iscritte diciamo tra le ragazze, ma bisogna sfatare un po' un mito, non si deve più pensare all'ingegnere di una volta. L'ingegnere moderno è un lavoro che si presta allo stesso modo sia per uomini che per donne, anzi devo dire che in questi anni diciamo tra gli studenti più bravi abbiamo prevalentemente studentesse, quindi c'è stata proprio un'inversione in termini di qualità. Adesso dobbiamo puntare anche al numero, cioè incrementare ancora di più il numero di studentesse. Adesso ne andiamo a conoscere una, Girl Power. Martina Ricci ha appena conseguito il dottorato all'Università di Firenze, qui in ingegneria. Tu sei l'esempio del fatto che si può fare ingegneria, si può essere donne e fare ingegneria, vero? Esatto. Avevi altre colleghe? E durante il dottorato sì, altre 2 ragazze nel nostro gruppo, e anche loro stanno portando avanti questa ricerca nell'ingegneria. In particolare io mi occupo nella progettazione di un software per appunto progettare impianti per la produzione di energia elettrica. Ah, quindi parliamo di energie rinnovabili, ambiente, esatto. Diciamo ricerca all'avanguardia. Esatto. E pensi di fare ancora ricerca nel tuo futuro oppure ti piacerebbe spostarti anche nell'ambito aziendale oppure già ci collabori? Attualmente ho un assegno di ricerca sempre qui all'interno dell'Università di Firenze e siamo in stretta collaborazione con le principali multinazionali nell'ambito appunto delle energie rinnovabili e collaboriamo anche in progetti europei. Quindi diciamo che ancora sei a cavallo tra la ricerca e chissà forse un domani anche del privato. Francesco Baffa, ingegnere meccanico con la passione per la stampa 3D. Tu hai fatto un percorso all'estero? Sì, ho fatto un percorso all'estero tramite il programma Erasmus Plus, su cui ho basato il mio lavoro di tesi, insomma, per la laurea magistrale in ingegneria meccanica. Bellissimo, questo ti ha dato sicuramente un sacco di stimoli. E adesso questi stimoli che cosa ti stanno portando a fare? Allora sì, è stata diciamo una scelta quella di andare di partire per l'Erasmus, è sicuramente positiva, di cui sono estremamente contento. Sì, credo mi abbia riempito di stimoli per il futuro, anche per quanto riguarda magari il poter continuare anche in un futuro nella ricerca e continuare i miei studi in questo ambito, anche perché poi insomma dà modo di rendersi conto che l'ambiente della ricerca è un ambiente estremamente vasto, ci sono un sacco di canali anche a livello europeo, insomma, quindi mi è piaciuto molto. Certo, la ricerca poi ti permetterà anche eventualmente o di rimanere sempre nell'università nella ricerca oppure di trovare lavoro nell'industria. Tantissimi mestieri, tantissime opportunità. www.studiosicuro.it è il sito dove devi andare per scoprire tutte le opportunità che la Regione Toscana offre in termini di corsi universitari, ma soprattutto anche in termini di diritto allo studio, di sovvenzioni che potrai avere se avrai bisogno di studiare. Collegati al sito e scopri la prossima puntata.